Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parleremo di come riparare la plastica. In particolar modo ci concentreremo sulla plastica dell'automobile. Io in particolare ho riparato uno specchietto, come avete visto dalla miniatura, ma possiamo riparare un po' tutto quello che vogliamo, quindi paraurto, quello che volete, o qualsiasi altro oggetto in plastica, perché utilizzeremo uno stucco epossidico bicomponente. Vedremo se funziona o non funziona, quali sono i lati positivi, i lati negativi, quindi rimanete incollati su questo video fino alla fine. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, quindi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, il prodotto che useremo è questo prodotto della Bostik. Come vedete c'è scritto grosso come una casa, ripara plastica. Io ovviamente l'ho già spacchettato perché l'ho già utilizzato. Troverete, ecco, questo disco di plastica nel cui interno ci sarà il nostro ripara plastica, che visto così sembra semplicemente del Pongo. In realtà quando lo guardate con attenzione vedete che è un bicomponente, un esterno e un interno. Nel momento in cui andate a mischiarli insieme creerete la reazione chimica che dopo qualche minuto, 10-20 dice la confezione, si indurirà. Ora io l'ho già utilizzato, quindi so già quali sono i pro e i contro, ma non vi dico nulla. Partiamo subito con il video e vediamo che cosa succede. Io commenterò poco, anche perché le immagini parlano da sole. Bene signori, come vi ho detto, questa pasta va impastata per qualche minuto. Vi dico subito che è un po' dura e poi puzza di pesce. Però, a parte questo, se siete stati bambini e avete giocato con il Play-Doh, con il Pongo, la plastilina, chiamatela un po' come volete, non dovrebbe essere difficile fare questo lavoro. Ora, io vi dico da subito, più siete precisi nella modellazione e meno lavoro farete in seguito. Quindi fatevi bene i vostri calcoli, contate che avete circa 20 minuti, quindi potete prendervela con calma prima che si indurisca. Siate precisi, io sono stato poco preciso e poi dopo ho dovuto lavorare di più. Quindi prendetevi il tempo che vi serve per fare un lavoro fatto bene. Una volta asciugato potete andare di carta vetro. Ora qua c'è un primo lato negativo di questo materiale. È veramente duro. Cioè dovrebbe assumere la consistenza della plastica, ma di fatto è duro come il ferro. Ovviamente è un eufemismo, però vedete io sto usando la carta vetrata 100 e ho fatto veramente fatica in maniera veramente... No, ho fatto veramente tanta fatica ragazzi a levigarlo. Per questo che vi dico, più fate il lavoro fatto bene e meno poi dovete lavorare con la carta vetrata, anche perché è difficilissimo da levigare. Però per il resto ha attaccato bene. Ora non mi restava che dipingerlo, quindi mi sono messo a nastrare il mio specchietto, come vedete io non ci ho avuto neanche voglia di staccarlo, e poi l'ho dipinto. Ecco qua c'è un altro lato negativo. Io ho usato una bomboletta spray, ma sinceramente vi dico la verità, il colore ha fatto molta fatica ad attaccarsi e in alcuni punti non si è attaccato. Adesso voi vedete qua che io incomincerò a un certo punto a spruzzare. Non basta un singolo spruzzo come potrebbe essere su un pezzo di legno. Dopo che ho finito di filmare gli ho dovuto dare un'altra bella mano, 2, 3, 4, 5 spruzzate. Meno male che ovviamente il pezzo era piccolo, quindi non ci sono stati grossi problemi. Quindi in definitiva cosa possiamo dire? Beh, sicuramente se avete della plastica da aggiustare è un prodotto valido, riuscite a farlo, riuscite a sigillarlo
e se siete dei bravi artisti, dei bravi modellatori, riuscite a fare veramente un lavoro eccellente, molto meglio di quello che sono riuscito a fare io. Di sicuro non è di facile utilizzo, come dice la scatola delle istruzioni. Difficile da levigare, è veramente un materiale duro una volta asciutto, per questo che vi dico ancora una volta di levigarlo bene. Ed è sicuramente un materiale che fate anche un po' di difficoltà a verniciarlo. Io magari ho scelto la vernice sbagliata, ho preso una bomboletta spray, forse utilizzando un altro tipo di materiale come l'acrilico l'avrei verniciato meglio, non lo so, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto sia utile per voi. Se avete delle domande, fatemele qui sotto nei commenti, e se volete scrivere qualcosa che può essere utile, veramente molto volentieri. Detto questo, io vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici, e ci vediamo al prossimo video.